Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Oggi siamo qui su questo gioco V-Rising, un nuovo gioco di fate, magie, RPG e cose così. Quindi oggi, ragazzi, io vi spiego come crearsi un proprio server privato oppure renderlo anche pubblico, ma soprattutto anche personalizzare un po' anche il personaggio. Quindi, se andiamo su Play, allora, qui possiamo entrare in qualsiasi server, qua invece possiamo crearci un nostro server. Qua sopra invece mi sembra di aggiungere un... Sì, vabbè. Comunque, andiamo su Private Game, qui possiamo cioè, chiamare il nostro mondo come vogliamo, inserire la modalità di gioco PvE oppure PvP, io metto PvP. Diciamo qua creazione dei clan, mettiamo 5, poi l'accesso della password. Io adesso metto una password qualsiasi, tanto per crearlo così. Tonino 0. Ok, qua sopra possiamo mettere il numero massimo di giocatori che possono entrare nel tuo server. E facciamo, avviamo il nostro server. Si sta inizializzando, si sta avviando e adesso aspettiamo il caricamento vabbè, del mondo, della creazione e di tutto, ok? Molto semplice, non è come gli altri giochi che se vuoi crearti un server tutto tuo, devi fare prompt dei comandi, CMD, script, altre cose varie, scaricarti altri programmi. Ok, cosa abbiamo qui? Cosa abbiamo qui? Qui abbiamo la pelle del personaggio. Io voglio, non so, mettere il colore della pelle viola di Thanos oppure bianco con gli occhi rossi. Lo stile della faccia, così arrabbiato, felice e aggressivo. Bello da Joker qua. Molto serio, sembra un professore. Mettiamo questo. O mettiamo questa. Questo invece è un po' da maschio alfa, eh? Che mettiamo più qua? E che dire? La faccia, come abbiamo visto, mi metto questa perché sembra uno da maschio alfa. I capelli invece, da donna, da regina d'Inghilterra, da no, no? Così sembra proprio un maschio alfa. Ah no, così mi piacciono, così mi piacciono. Colori capelli, verde. Oh no, 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 questo ci azzecca del tutto, cioè ci azzecca proprio al colore della pelle. Poi che abbiamo qua? Ah, la barba ci mette, oppure qualcosa attaccato alla faccia che ci possiamo mettere. Questo, un po' patetico. Così? Nah. Così, ah, accessori invece. Ah, accessori proprio alle orecchie. No, in faccia no, cosa ci possiamo mettere? Così, così mi piace, così mi piace. E qua ci possiamo mettere il nostro nome. Eccolo qua. Tony Gamer 17. È meglio di no così. Fa paura così. Crea. Quindi, ragazzi, se il video vi è stato utilissimo nella creazione di un server e nella creazione di un personaggio, non è niente male. Così mi piace, no? Così mi piace veramente. Quindi, ragazzi, grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Mi raccomando, iscriviti per altri tutorial. Ciao.